artista scienziato che ha reso l'Italia e di conseguenza il suo paese natale, di Garano Magnato, famoso in tutto il mondo grazie al suo genio e alle sue capacità. Noi crediamo che percorrere questa strada di valorizzazione del suo nome non solo porti prestigio alla nostra comunità, ma si rappresenti un grandissimo e importante modello per il futuro dei nostri giovani, proprio per quello che la sua arte e la sua opera hanno rappresentato in Italia e nel mondo. Sapete che questo è un primo passo, ricordare il momento e il luogo in cui Carlo nacque, ma ci saranno altri progetti molto ambiziosi e importanti che stiamo portando avanti insieme alla famiglia, naturalmente condividendo con loro ogni passo e ogni decisione. Il museo nascerà all'interno del polo scolastico, il bando di gara è stato assegnato, quindi noi speriamo davvero che nel giro dei 325 giorni che ci hanno promesso si possa vedere realizzata questa grande opera. A settembre ci saranno altri momenti con la famiglia per la presentazione del libro che ha scritto il grande Victor, e sappiamo che il cugino Riccardo insieme alla moglie continuano con i loro studi sulla vita e sui percorsi di crescita del personaggio Carlo Rambaldi. Approfitto per ringraziare anche, oltre a tutti voi, agli amici e ovviamente alla famiglia che sono qui oggi, i bersaglieri, la protezione civile che ci sono sempre vicini in queste iniziative e manifestazioni e che danno importanza e lustro a questo momento. Il Don Graziano Donà, che poi pregherei di dare una benedizione alla Seneavoglia, ti chiediamo di dare, se tu, visto che ci sei, se ti fa piacere. Sì, tanto noi comunque continuiamo, abbiamo voglia di sentire anche Riccardo, ti aspettiamo. E ringrazio anche i consiglieri comunali, tutti quanti, per il consiglio insieme di maggioranza e di opposizione che da tempo stanno sostenendo questo progetto, quindi siamo molto felici e soddisfatti che ci sia l'ampia, più ampia condivisione di queste scelte, perché questo significa che la strada è quella giusta e probabilmente questo darà anche maggior impulso, maggior vigore e maggior forza alla realizzazione di tutti quegli obiettivi che insieme abbiamo deciso di perseguire. Quindi davvero ringraziando tutti voi e auspicando che questo sia davvero il primo passo di una serie di grandi eventi, io lascerei la parola al cugino Riccardo per sicuramente salutarci e darci un attimino un pochino di informazione su quella che è la storia della loro famiglia e quello che è il suo lavoro che sta portando avanti da anni ormai. Prego, Beh, intanto vi porto i saluti di Victor, mio cugino, zia Labruna, e un enorme, grande ringraziamento affettuoso rivolto al sindaco Parola, al consiglio e a tutti voi vigaranesi per questa iniziativa. Di cose da dire ce ne sarebbero tante, e vi voglio solo sintetizzare lo spirito con cui si potrebbe pensare a un tour attraverso il paese. Mio nonno Tino, da Mirabello, venne qui nel 1920 perché suo fratello Eusebio gli disse: vamo a Vigarano che qui due meccanici sono troppi. Là il comune è appena nato, sta crescendo la popolazione, hanno aperto la stazione, vai che trovi clientela di sicuro. Studiò questa locazione perché è strategica, vicino alla stazione, vicino dietro al cinema teatro, chiesa, cinema teatro e municipio. Quindi i contadini di sabato e di domenica in bicicletta venivano qua e mettevano le biciclette a deposito, poi le riparavano, poi lui le puliva. E quindi lui qui nel 20, 21, 22 era scapolo. Nel 24 conosce mia nonna, che abitava in quel cortile lì ed era la sarta di figlia di Merope e della Gianina. Si innamorano, si sposano e nel 25 nasce Carlo, che viene battezzato da Don Stagni nella chiesa e gli viene dato il nome Carlo dal Don Carlo di Verdi, perché il nome gli viene dato dallo zio Nino Patito di Opere. Due anni dopo nasce Verge, mio padre, stesso discorso, la Verge di Massinè, e Carlo cresce. A 3 anni Carlo entra nell'asilo, che da appena un anno è stato inaugurato, perché prima era la Casa del Popolo, e i socialisti, piuttosto che diventasse Casa del Fascio, l'ha regalato a Foresta, perché diventasse asilo con vari scienziati e anche casa di riposo. E quando piove Carlo, invece di giocare in cortile, rimane dentro e le suore gli danno dei pezzettini di creta. Lui comincia a fare i visi dei suoi amici, e i bambini rimangono esterrefatti. Loro stessi dicono: ascolta, fammi subito, e in pochi secondi gli fa il viso a ciascuno dei bambini. E questo è l'inizio della plasticità.
A 5 anni Carlo dice: io sono già grande, un bambino di 5 anni è già grande. Infatti Tino nel negozio dice: ascolta Carlo, vediamo chi pulisce la bicicletta, gliela rovescia, gli dà in mano petrolio, pennello. Immaginate una bicicletta di campagna, non si capiva neanche che era una bicicletta, era tutto fango. Quindi lui ha cominciato a pulire, a lavare, poi quando si asciugava sembrava che fosse sporca di nuovo. Intanto che lui faceva questo lavoro, 5 anni è l'età, lui studiava gli ingranaggi, ad esempio si accorgeva che il pedale fa questo movimento, ma la ruota fa questo, cioè si moltiplica il movimento. Quindi da questa idea nasce l'idea che lui può un domani azionare delle manopole e alzare il braccio di King Kong o di E.T. Poi non solo, aziona il freno, vede che c'è un cavo, questo cavo è misterioso. Se non ci fosse la guaina e azionasse solo il cavo, questo farebbe così. La guaina invece trasmette il movimento ai pattini che frenano la bicicletta. Da questa intuizione nasce il movimento a distanza, i 1000 cavi di bicicletta che lui collega dalle leve al braccio di E.T., all'espressione di King Kong, sono tutte intuizioni nate dal pedale e dai freni delle biciclette. Quindi queste cose non gliele dice Tino, e sia ben chiaro, le intuisce da solo a 5 anni d'età. Poi crescendo ovviamente fanno tutti gli scherzi, in questa strada metteva i fili proprio là dove c'è il paracarro per far cadere i capelli, oppure le trappole della bicicletta quando uscivano la sera dal cinema teatro, nella casa del fascio spalmarono di letame, insomma ci sarebbe da star qui delle ore e ti risparmio. Arriviamo soltanto magari al 45, quando lui è geofa, le mattine parte in bicicletta per andare a far studiare all'Istituto Tecnico Geometri a Ferrara, e a lui non piaceva però Tina Maria, l'avevano assassinato, guarda che fai così, non muori di fame. Arriva il pittore Tito Cariani, vede un suo disegno e rimane colpito, esterrefatto. E allora da qui nasce l'idea di proseguire, cioè di iscriversi all'Accademia delle Belle Arti. Un altro evento importante che avviene qui, nel 50 arriva una motoretta scassata con una bellissima ragazza sopra, Tino aggiusta la motoretta, la ragazza si mette a imitare Franca Valeri, Carlo è sopra, estate, ha i piedi in una bacinella, viene giù e conosce la Bruna, per la prima volta quella che diventerà poi sua moglie. Cioè si potrebbe stare qui all'infinito. Pensate solo che fu un contadino a indicargli le pozze vicino al Po per raccogliere la creta, perché la creta era un materiale, perché lui lavora con la creta solo all'asilo, cioè quindi dall'età dei 3 ai 6 anni. Quando va all'elementare la creta sparisce, lui è disperato, costano, non si procura. Allora un contadino gli fa vedere: se tu vieni qua in bicicletta con un secchione, con una paletta, aspetti che piova, che la pioggia lavi via la sabbia, la terra, tu vedi questi grumi di creta che sono come pepite per te. E lui si procura questa creta e fa il busto di Merope, il busto dello zio Nino, fa il busto di Otello Putinati ad esempio. E non solo, per tutta la vita ogni creatura che lui fa la inizia con la creta. Quindi lui mantiene delle radici saldissime con questo paese in cui peraltro passò il 40% della sua vita, perché andò a seguire i primi 32 anni della vita che sono i più essenziali nella formazione di un uomo. Pensate solo, ecco, poi ho finito, perché mi faccio prendere l'entusiasmo, non finirei più. In fondo a questa strada, sulla destra, c'era un negozio di frutta e verdura che poi viene liberato e rimane il vuoto. Carlo, che aveva iniziato a plasmare le figure di tutte le persone di Vigarano, pensa di fare i burattini. Tappezza tutti i muri del paese con delle scritte: per 2 soldi venite a vedere i burattini. Il nonno Merope Sarto lo aiuta a fare i costumi, lui disegna tutte le scenografie, ma non scenografie fantastiche, scene di vita di paese, quindi immaginate le strade di paese, la chiesa, con le figure esistenti allora, con anche i fantasmi, gli animali, per cui dalla prima locazione che era nel cortile dietro sotto la tettoia, lui si mette lì e la gente gremisce, viene, i bambini si entusiasmano, addirittura il cappellano di allora, Don Berselli, che era il cappellano di Don Stagni, gli propone di fare poi il presepe, cosa che lui fa in chiesa, anche quello un enorme successo, tutto con la creta. Ecco, concludo dicendo che secondo me questa iniziativa è, come dire, solo il primissimo passo per tutta una serie di percorsi culturali che si può immaginare in 2 binari. Uno è quello di calamita ai visitatori, calamita formidabile, sono fatti veri, se vanno i milioni a Bresello per cose inventate qui, sono fatti veri. E la seconda invece, un po' più senza pensare più a questo, mio padre diceva sempre: devi essere un Izmin, cioè
devi risolvere con niente, con poco. Cioè riscoprire l'anima della Vigherano di allora, quella che in Carlo aveva dato questo, ma anche in tanti altri, perché c'era un fermento di creatività, darlo ai giovani di oggi e forse aiutarli in questo a sfidare il futuro. Bravo.